tutti in questo webinar che fa parte del palinsesto della Notte Europea dei Ricercatori del 2020. La Notte Europea dei Ricercatori, per chi non lo sapesse, è una manifestazione promossa dalla Commissione Europea che ha il principale obiettivo di farci conoscere più da vicino queste misteriose figure, spesso che sono i ricercatori e che invece fanno un lavoro fondamentale per la vita di tutti noi. Noi di Frascatiscienza contribuiamo orgogliosamente a questa manifestazione da ormai 15 edizioni, questa è la nostra 15ª edizione. E visto che si parla di ricercatori e di ricercatrici, questa sera qui con me ci sono ben quattro ricercatori, in realtà sono tre ricercatrici e un ricercatore, che sono Alba Grifoni, Carla Montesano, Marco Iannetta e Marta Giovannetti, che si occupano di fare ricerca su qualcuno, per così dire, che ci ha letteralmente, possiamo dire, sconvolto la vita nel 2020. Questo qualcuno, è il coronavirus, che è responsabile della pandemia da Covid-19 che stiamo tutti quanti vivendo, e loro quattro oggi, diciamo, ci faranno un po' di chiarezza su chi è questo qualcuno che ci ha così sconvolto la vita, appunto, cercando anche di farci un po' districare tra tutte le informazioni che sono arrivate e che continuano ad arrivare su questa pandemia, su questa malattia, su questo virus in particolare. Non vi faccio perdere altro tempo e lascio direttamente la parola a Carla Montesano dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, che ci introdurrà anche gli altri ricercatori che parteciperanno a questo webinar. E io vi ringrazio e vi ricordo che potete interagire con i relatori facendo le domande nella sezione della chat. E quindi i relatori man mano durante il webinar vi risponderanno alle domande che porrete nella chat. Quindi ti lascio la parola, Carla. Intanto vi ringrazio, ringrazio tutti e quattro di essere qui, oltre ai partecipanti che vi ascolteranno. E vi lascio a loro. Buona serata. Grazie Alessandra, grazie per ospitarci di nuovo a Frascatiscienza. Anche noi ormai stiamo diventando degli affezionati alla manifestazione perché è diciamo, è un buon momento per confrontarci con la gente, per accorciare un po' le distanze tra il mondo della scienza e la società, divulgando quello che facciamo. Quindi noi quello che vorremmo proporre oggi è esattamente quello che facciamo, quindi non tanto parlare di Covid e di SARS-CoV-2, attraverso le informazioni che ormai circolano, ma a portare proprio la nostra esperienza, cioè portare l'esperienza del ricercatore, su cosa ci interroghiamo, come stiamo considerando le necessità della popolazione, come i nostri risultati potrebbero contribuire anche diciamo, alla lotta contro questa malattia infettiva. E per far questo, appunto, ci siamo organizzati con tre giovani ricercatori e vorrei un po' introdurre la problematica. Noi siamo qui anche grazie ad un progetto Frascatiscienza, un progetto della Comunità Europea, e noi, anche come gruppo di patologia generale e immunologia dell'Università di Roma Tor Vergata, svolgiamo queste attività anche grazie ad altri progetti della Comunità Europea, progetti sulla ricerca e l'innovazione responsabili, che quindi hanno proprio come obiettivo accorciare questa distanza tra società e scienza, il mondo della scienza, e integrare, ecco, queste forze, migliorando anche l'educazione e la divulgazione scientifica tra i tanti obiettivi che appunto ci poniamo. Io ora passerei direttamente alla parte scientifica, quindi alla presentazione, e ovviamente in questi momenti non manca mai la difficoltà del momento, che è quella di trovare le diapositive da condividere, ma adesso le troveremo subito. Sicuramente in maniera molto rapida. La tecnologia non è proprio evidentemente il mio forte, comunque ci riprovo. Uno fa tante prove, abbiamo fatto prove ieri, abbiamo fatto prove prima, ed eccole qui le mie slide, fantastico. Allora, eccoci qua. Vorrei introdurre appunto un po' questo argomento. E vediamo se riusciamo, ecco, perfetto. E,
Parliamo di malattie infettive, quindi parliamo di Covid, quindi malattie infettive, e introduco due semplici termini, tanto per capire anche costruire un linguaggio comune. Quando parliamo di malattie infettive parliamo di interazione ospite-patogeno, dove l'ospite è l'uomo. E il patogeno in questo caso è SARS-CoV-2. Appunto, quindi stabilita questa prima cosa, il tutto diventerà via via più semplice. E allora, parliamo di infezioni. Che cosa succede durante un'infezione? Succede che l'agente infettivo innesca immediatamente una risposta immunitaria che noi definiamo innata, perché è rapidissima. A questa segue una risposta via via più specifica, che è l'immunità adattativa, che elimina l'infezione. Elimina l'infezione con processi molto specifici e stabilisce uno stato di immunità protettiva. Quella che noi siamo abituati a pensare come gli anticorpi che rimangono nel tempo, sono quelli poi che riusciamo ad indurre anche attraverso la vaccinazione. Le cose però non sono sempre così lineari. I risultati che si possono osservare sono vari, quindi il patogeno può evadere la risposta immunitaria oppure addirittura la altera. Le difese immunitarie possono non essere sufficienti e quindi questo controllo non avviene in maniera regolare e l'infezione non viene eliminata rapidamente. La risposta immunitaria però può essere anche troppo forte e allora a questo punto abbiamo un danno all'organismo. Quindi la relazione tra l'ospite e il patogeno è un processo molto complesso. Diciamo che ciascuno dei due si adatta alla situazione dell'infezione con risposte diverse che sono legate alla biologia dell'altro. Cioè l'uomo, l'ospite, interagisce e si adatta con una risposta contro il virus, perché il virus può anche cambiare, e il virus si adatta al suo ambiente, l'ambiente che ha infettato. Quindi si instaura una interazione tra l'ospite e il patogeno che non sempre è lineare, è una sorta, immaginiamola come una sorta di duello. E allora, perché il patogeno non viene eliminato rapidamente e completamente? Quello che vedremo stasera è, diciamo, è proprio questo, è quello che noi stiamo facendo nei nostri laboratori un po' sparsi per il mondo, e la sopravvivenza, quindi la patogenicità dei microbi dipendono da diversi fattori, tra cui proprio la loro capacità di evadere i meccanismi protettivi dell'ospite, e Marta Giovanetti ci dirà proprio come cambia il virus, come muta e cosa comporta questo cambiamento del virus. Poi c'è un'altra cosa da considerare, il sistema immunitario risponde in maniera diversa, non solo diversa, ma anche a volte molto specializzata verso diversi agenti infettivi. Alba ci dirà proprio come risponde il nostro sistema immunitario, in particolare ci parlerà della risposta immunitaria dei linfociti T specifica contro il virus SARS-CoV-2. E ovviamente la malattia. Il danno tissutale nell'ospite può essere causato non solo dal virus che agisce direttamente e altera l'organismo, altera i tessuti, ma può, diciamo, essere questo danno mediato proprio dalla risposta dell'ospite, dell'uomo, ad esempio l'infiammazione. Ecco, Marco ci parlerà proprio di questo, di come si instaura la malattia, come progredisce, quali sono le caratteristiche. E ovviamente ci parlerà del suo lavoro. Partiamo proprio quindi da Marco, che Marco è laureato in medicina e chirurgia e è specializzato in malattie infettive presso la Sapienza e ha un dottorato di ricerca in immunologia. Ha lavorato come postdoc presso l'Inserm, l'Institut Cochin di Parigi, e attualmente è ricercatore presso il Dipartimento di Medicina dei Sistemi nell'Unità di Malattie Infettive dell'Università Roma Tor Vergata e si occupa proprio di aspetti immunologici dell'interazione ospite-patogeno nei soggetti affetti da Covid. Quindi lascio il computer a te, Marco, e puoi condividere le slide. Grazie Carla, è veramente un piacere essere qui con voi questa sera e cercare un pochino di avvicinare il mondo della ricerca, nel mio caso della ricerca clinica, al pubblico in senso lato, proprio perché questo, diciamo, ci permette di far capire veramente quello che facciamo e come questo può avere dei risvolti importanti per la vita di tutti i giorni, in questo caso per questa pandemia. Allora,
Vediamo se riesco a condividere le mie slide. Sì. Tempi tecnici, le vedete? Benissimo. Allora parto con la presentazione. Salto la prima slide. Ok, quindi come primo elemento io volevo soltanto chiarire insomma questo aspetto fondamentale di reciproca interazione e influenza che esiste tra la ricerca di base, quindi ciò che si fa in laboratorio, e la ricerca clinica, quindi qualcosa che si fa invece più al letto del paziente, quello che in inglese viene chiamato from bench to bedside, quindi dal bancone praticamente al letto del paziente. E ovviamente c'è una reciproca influenza di questi due aspetti della ricerca scientifica, perché quello che viene osservato in clinica può essere poi trasferito in laboratorio e può essere lo spunto per iniziare dei progetti di ricerca, così come quello che viene ottenuto dai. L'interazione, diciamo, comporta questo aspetto di reciproca influenza che ci permette di avere degli spunti dalla ricerca clinica per eseguire poi dei progetti di ricerca più di base, e quello che viene ottenuto come risultato di ricerca di base può essere applicato in un tempo più o meno rapido alla clinica e determinare l'obiettivo di tutto ciò naturalmente è un miglioramento della salute quando noi parliamo di ricerca in campo medico, ovviamente. Quello che già hai mostrato tu, ovviamente, è un punto chiave, insomma, della ricerca clinica che svolgiamo, che è appunto l'interazione tra l'ospite ed il patogeno. In questa interazione, però, c'è anche un terzo protagonista che è l'ambiente. L'interazione ospite-patogeno, l'hai spiegata benissimo tu, Carla, appunto, è un equilibrio dinamico che si stabilisce nel momento in cui il patogeno entra nell'organismo e determina una serie di modificazioni che, tra le altre cose, sono la risposta immunitaria con cui l'ospite, cioè l'uomo, reagisce a questa aggressione e cerca di risolverla in poi diverse modalità. A questa interazione però si inserisce anche un ulteriore elemento che è quello ambientale, che può comunque influenzare sia l'aspetto relativo al patogeno sia quello relativo all'ospite. Nel caso specifico di Covid-19, quindi entriamo un pochino più nell'argomento chiave di questa sera, l'ospite appunto è l'uomo, e fattori che sono di pertinenza dell'uomo sono per esempio le mucose, la barriera mucosale, che offrono, diciamo, la prima resistenza all'aggressione e all'infezione virale. Esistono invece poi dei fattori di resistenza intrinseci all'interno delle cellule che rendono difficile, tra virgolette, la vita del patogeno, quindi impediscono al patogeno di replicare. Esiste poi quella immunità, invece, di cui tu hai parlato, che la dividiamo, diciamo, in due grossi settori: quella innata, quella, diciamo, che è già pronta e non ha bisogno di ulteriori maturazioni, ma è pronta e si attiva nel momento in cui c'è un'aggressione di un patogeno. E poi c'è quella adattativa, invece, che è una risposta immunitaria più fine, specifica, che però ci mette un pochino di tempo prima di essere efficace. Ovviamente questi due comparti dell'immunità non sono isolati, ma dialogano in maniera costante e continua. Dall'altra parte invece abbiamo il patogeno, che abbiamo visto che è un virus nello specifico il cui materiale genetico è una molecola di RNA con, si dice, polarità positiva, e la struttura di questo virus, così come la presenza di questo materiale genetico e la sua propensione maggiore o minore alla mutazione, sono tutti fattori che poi ne determinano la virulenza.
E l'ambiente come viene calato, diciamo, in questa interazione tra l'uomo e il patogeno? Uno è rappresentato dal serbatoio animale. Abbiamo visto che all'inizio della pandemia abbiamo parlato di un salto di specie. Probabilmente questo coronavirus non è un, anzi sicuramente non è un coronavirus che è stato patogeno per l'uomo, ma probabilmente questo era un patogeno di altre specie animali, probabilmente pipistrelli, e è riuscito a fare dei salti di specie, almeno due si ipotizza, uno in un ospite intermedio fino ad arrivare all'uomo, in cui questo virus si è modificato, in qualche maniera è riuscito a diventare prima un patogeno per un animale prossimo, vicino all'uomo, e poi da questo animale all'uomo, fino a che il virus poi ha acquisito la capacità di replicare e di trasmettersi da uomo a uomo. Un altro elemento fondamentale che abbiamo visto influenzare l'andamento della pandemia e dell'infezione è stato l'inquinamento. Sono stati fatti gli studi ambientali in cui la presenza delle polveri sottili sembra poter in qualche maniera influenzare la diffusione e la capacità del virus di percorrere degli spazi più o meno lunghi e quindi di essere trasmesso efficacemente per via aerea. E poi le condizioni climatiche, anche perché queste influiscono sul comportamento dell'ospite, quindi una situazione in cui la permanenza in ambienti chiusi per tanto tempo, come appunto la stagione invernale o le stagioni più piovose, cominciano a verificarsi, questa è la condizione in cui il virus si trasmette più efficacemente. Quindi vedete come tutti questi elementi possono interagire tra di loro e influenzarsi reciprocamente. Questo è praticamente un andamento epidemiologico che noi abbiamo osservato in Europa e che, vedete, questo piccolo iniziale picco a sinistra è il primo picco che noi abbiamo avuto, abbiamo registrato a marzo, fine febbraio-marzo di quest'anno. Invece, qui verso destra è la situazione attuale, quindi la cosiddetta seconda ondata, in cui questa è una fotografia nel tempo di quello che è successo in Europa, in cui vedete che ovviamente abbiamo avuto una seconda ondata con un numero di casi maggiori, probabilmente perché venivano tracciati, e quindi con un impatto notevole poi sui sistemi sanitari dei vari paesi europei. Il virus è un virus, innanzitutto si chiama SARS perché l'acronimo SARS deriva dalla sindrome respiratoria severa acuta, quindi è un virus che causa tipicamente una infezione delle vie respiratorie con distress respiratorio fino ad arrivare all'insufficienza respiratoria. E proprio per questo viene imparentato, il suo cugino stretto è il cugino, il virus della SARS, che diciamo qualche anno fa ha causato un outbreak Marco, molto più. Scusami, Sì. scusami se ti interrompo. Sì. Siamo riusciti a identificare le persone che Sì. scrivevano e le abbiamo rimosse, quindi ti chiediamo gentilmente di Chiudere qui, uscire interromperle. dalla tua Perfetto. presentazione e ricominciare con lo sharing. Siamo riusciti Ok. a rimuovervi. Grazie. Ok, Scusa. posso farlo? Sì, Adesso? assolutamente. Mi confermate sempre che ci siete? Adesso sì. Perfetto, Grazie. grazie mille. Quindi dicevamo, il virus SARS deriva da questo acronimo, siccome poi nella famiglia degli ortocoronaviridi di cui fa parte questo virus, ce ne sono diversi. Nello specifico questo è un beta coronavirus e per cui essendo un virus della SARS del gruppo B è stato identificato nel sottogenere dei SARS-CoV-virus di cui fanno parte il SARS-coronavirus e il SARS-coronavirus 2. Ok, questo rapidamente è il ciclo replicativo del virus. Come tutti i virus, diciamo che non sono capaci di replicare autonomamente, devono utilizzare il macchinario di replicazione cellulare, quindi sono praticamente dei parassiti obbligati. E qui quello che mi preme evidenziare, che poi può essere utile
alle presentazioni che seguiranno, alcuni aspetti fondamentali. Il virus si chiama coronavirus proprio perché ha questa forma a corona e dalla superficie del virus emergono dei peplomeri che prendono il nome di spike, oramai sono conosciuti come spike. Queste quindi costituite da questa proteina che è in grado di interagire con un recettore cellulare che è il recettore ACE2, quindi il virus riconosce e lega questo recettore che è la sua porta d'ingresso per entrare all'interno della cellula. Quindi tutte le cellule che esprimono questo recettore sono permissive, cioè permettono al virus di infettarle. Una volta che il virus entra, il virus si comincia a liberare delle parti superficiali, che sono quelle strutturali, che servono solo a veicolarlo da una cellula infettata all'altra, e comincia a produrre nuove particelle virali grazie alla replicazione da un lato del suo materiale genomico, cioè la molecola di RNA, e alla produzione di proteine e degli elementi strutturali che servono a ricomporre il virus, che sono scritte queste informazioni proprio in questa molecola di RNA. Il farmaco che noi utilizziamo oggi, che è l'unico, diciamo, che è ancora approvato e licenziato per l'utilizzo in questa malattia, è il Remdesivir, che blocca proprio il meccanismo di replicazione della molecola di RNA, quindi impedisce al virus di replicare. Dopodiché il virus si ricompone, emerge dalla cellula infettata ed è pronto ad infettare altre cellule ancora. Quello che succede però è che il virus che è nell'ambiente, nelle goccioline emesse con le parole oppure con la tosse oppure sulle superfici degli oggetti, che contaminano le superfici degli oggetti, entra fondamentalmente ed infetta le cellule a livello della mucosa delle alte vie respiratorie, quindi il rinofaringe, il faringe, le cavità nasali. Da qui il virus può andare ad infettare invece le vie respiratorie più profonde, quelle a livello polmonare, che esprimono proprio quel recettore, l'ACE2, di cui parlavamo prima. Che cosa succede? In una condizione di normalità, l'immunità innata offre una prima risposta pronta, immediatamente disponibile alla, diciamo, eliminazione del virus attraverso una serie di attori che sono le cellule dendritiche oppure le cellule natural killer oppure il sistema monocito macrofagico, che producono una serie di mediatori dell'infiammazione, di citochine che hanno vario ruolo. Uno è quello di, per esempio, l'interferone è una molecola che ha lo scopo di rendere le cellule refrattarie alla infezione virale, fa praticamente preparare le cellule a non essere più permissive al virus. Oppure vengono prodotte delle citochine che servono invece alle cellule dell'immunità adattativa che verrà dopo a cominciare a replicare, a cominciare a prepararsi, diciamo, ad imbastire una risposta immunitaria nei confronti di questo aggressore. E questo dovrebbe portare alla risoluzione della patologia. Ed è quello che succede in molte delle infezioni a cui siamo, diciamo, esposti. E quindi in questo caso c'è un equilibrio tra la risposta infiammatoria, che è una risposta essenziale per la risoluzione di un evento infettivo, e quindi una riorganizzazione della risposta immunitaria che porta poi alla risoluzione della patologia. Quando questo aspetto è sbilanciato, cioè quando l'infiammazione e i meccanismi immunologici che sono alla base dell'infiammazione sono spropositatamente più elevati e più forti rispetto invece a quello che sarebbe necessario per la risoluzione dell'infezione, ci troviamo in una condizione che determina un danno a livello tissutale, determina un'iperinfiammazione, che in questa patologia è stato identificato, diciamo, con il termine di tempesta citochinica, quindi una attivazione quasi incondizionata del sistema immunitario che porta alla produzione di una eccessiva quantità di tutti quei mediatori proinfiammatori di cui abbiamo parlato prima, e che determina a livello tissutale uno stato iperinfiammatorio che a sua volta scatena tutta una serie di conseguenze, come per esempio la coagulazione
livello a livello ematico, quindi all'interno dei vasi sanguigni, oppure l'attivazione di un'altra importante un altro importante sistema del nostro sistema immunitario, che è l'attivazione del complemento, che però determina un ulteriore passo verso l'iperinfiammazione. E tutto questo come si traduce a livello tissutale e soprattutto a livello del polmone? Quello che vedete rappresentato nella parte di sinistra è l'unità funzionale del polmone, cioè l'alveolo ed il capillare che passa vicino all'alveolo. L'alveolo è in connessione con i bronchi, l'aria arriva in questa specie di sacca e che ha diretto e vicino contatto con un vaso capillare all'interno del quale passa il sangue. In questa condizione di normalità, l'ossigeno che è presente all'interno dell'area alveolare riesce a diffondere all'interno del sangue presente nel capillare. E quindi questo è alla base del meccanismo della respirazione e quindi dell'ossigenazione del sangue. Parimenti, l'anidride carbonica che è stata trasportata fino a qui dai globuli rossi viene liberata e quindi può fuoriuscire durante l'espirazione. Quando il SARS-CoV-2 arriva a livello delle cellule alveolari, le infetta, determina una risposta infiammatoria che è sostenuta inizialmente dalle cellule del sistema macrofagico, che sono cellule già presenti negli alveoli e servono ovviamente a difendere questa interfaccia tra l'ambiente esterno e l'uomo, quindi questi sono già presenti, si attivano, si infiammano, producono altre citochine proinfiammatorie, richiamano altri mediatori dell'infiammazione come le cellule T attivate oppure i neutrofili, e tutto questo processo, se viene perpetuato nel tempo, determina l'ispessimento dello spazio che divide l'alveolo dal capillare. E quindi questo che cosa ha come conseguenza? Come conseguenza ha diciamo, rende il più difficile, quindi sì, diciamo che rende meno efficiente lo scambio dell'ossigeno e quindi l'ossigenazione del sangue che passa all'interno del capillare. Inoltre, anche il capillare può essere esposto a dei fenomeni di infiammazione, che riguardano soprattutto le cellule endoteliali, che sono le cellule che tappezzano, sono il rivestimento interno dei vasi sanguigni, e quindi anche qui questo stato di infiammazione si traduce con la formazione di trombi all'interno dei vasi sanguigni. Di conseguenza, il sangue non circola più nel capillare. Lo spessore tra l'alveolo e il capillare è diventato molto elevato, per cui non si riesce più efficientemente a ossigenare il sangue. E questo è quello che noi vediamo macroscopicamente in clinica nei pazienti con un'infezione grave da Covid, da SARS-CoV-2, quindi un Covid grave, vediamo l'ipossia, cioè la diminuzione dell'ossigenazione del sangue arterioso dovuta proprio a questo meccanismo, che ovviamente non riguarda soltanto un alveolo, nemmeno 10 alveoli, riguarda una superficie estesa del polmone. E qui a destra vi ho portato l'esempio di un'immagine TAC, del torace, quindi una tomografia assiale computerizzata del torace presa in due proiezioni, che vi fa vedere come le aree, che sono queste più bianche, che vengono definite tecnicamente a vetro smerigliato, perché ricordano un pochino il vetro opaco, il vetro smerigliato appunto, queste immagini vi fanno vedere come l'interessamento del polmone non è parcellare, ma è un interessamento molto esteso e globale. E proprio il fatto che il coinvolgimento del polmone è così esteso determina poi una compromissione della funzione di ossigenazione del sangue.
L'altra cosa che è stata importante in questa patologia è stata quella di capire quali fossero le dinamiche sia virali sia immunologiche, perché ci hanno permesso poi di settare meglio tutto l'approccio diagnostico. E quindi abbiamo imparato che il virus è presente nel tampone nasofaringeo da qualche giorno prima l'insorgenza dei sintomi che sono rappresentati da questa linea tratteggiata, fino ad un periodo variabile dopo la comparsa dei sintomi. La risposta immunitaria, invece, cioè quella che viene evidenziata dai cosiddetti test rapidi oppure dai test sierologici, cioè la risposta anticorpale, è presente in un tempo più ritardato, almeno 7 giorni dopo. E la cosa che è stata strana in questa infezione è che mentre in un'infezione normale compaiono prima una classe di immunoglobuline che si chiamano IgM e poi le IgG a distanza di un tempo, diciamo, più ampio, in questa patologia ci siamo resi conto da subito che IgG e IgM comparivano quasi contemporaneamente, addirittura prima le IgG e poi le IgM. Si è interpretato questo meccanismo come forse un cosiddetto somiglianza molecolare tra altri coronavirus che circolavano già nell'uomo e quindi infettavano già l'uomo e questo nuovo coronavirus. Quindi l'infezione richiamava una risposta immunitaria di memoria, non specifica, ma faceva produrre queste immunoglobuline in maniera più precoce, cioè quelle di classe G che normalmente sono più tardive rispetto invece alle M che sono quelle più precoci. E questo però, tutta questa serie di studi sulle dinamiche sia immunologiche che virologiche, ci hanno permesso di capire quali test fossero più appropriati in base al tempo che era trascorso dall'esordio dei sintomi. Quindi l'utilità di fare un tampone molecolare all'esordio dei sintomi è sicuramente maggiore rispetto a un test sierologico che potrebbe essere negativo, ma non escludere l'infezione. Mentre in un tempo tardivo ha più utilità se una persona riferisce una sintomatologia oramai risolta e noi ci troviamo di fronte a questa persona dopo 3 settimane che ha avuto questa sintomatologia, è più utile in quel caso fare un test sierologico sempre insieme a un test molecolare, proprio perché il test sierologico ci permette di valutare una risposta un pochino più tardiva, ma che dura più a lungo nel tempo. E quello invece che noi stiamo facendo da un punto di vista di ricerca clinica, poi in collaborazione con Carla e altri ricercatori dell'università, diciamo che spazia da argomenti un pochino più clinici, come per esempio i fattori predittivi di gravità, clinica, cioè è importante per noi sapere quando ci approcciamo per la prima volta a un paziente con Covid-19, se esistono dei marcatori, degli elementi che noi possiamo valutare immediatamente e che ci dicono se quel paziente è un paziente che può avere un'evoluzione grave della patologia oppure un paziente che avrà una evoluzione più, diciamo, lieve. Così come stiamo capendo che questo virus non ha soltanto una localizzazione polmonare, ma può dare anche ripercussioni su altri organi e apparati. E noi ci siamo interessati, per esempio, al cosiddetto liver injury, quindi il danno epatico. Abbiamo anche visto che il SARS-CoV-2 può avere delle ripercussioni, diciamo, sul sistema nervoso centrale, sia in termini, diciamo, di ripercussioni psicologiche, sia in termini, diciamo, funzionali e più neuroanatomiche. Inoltre, una domanda interessante su cui ci stiamo un pochino calando è quella dell'interazione di SARS-CoV-2 con altri virus presenti o latentemente presenti nell'organismo umano. E inoltre, poi stiamo valutando e stiamo studiando sia l'immunità innata che l'immunità adattativa specifica nei confronti di SARS-CoV-2. Ed infine stiamo valutando anche delle metodiche alternative a quelle canoniche
per studiare la cinetica del virus, cioè il virus come si comporta in vari compartimenti corporei, quindi da quello respiratorio a quello per esempio ematico oppure a livello gastrointestinale o urinario, attraverso delle metodiche che sono un pochino più diciamo fini rispetto a quelle tradizionali. In particolare stiamo utilizzando una metodica che si chiama Digital Droplet PCR, che è una metodica relativamente recente. E io vi vorrei mostrare soltanto molto in maniera schematica un risultato che abbiamo ottenuto. Abbiamo valutato in un numero insomma sufficientemente cospicuo di pazienti con Covid-19, circa 160 pazienti, una valutazione che può essere fatta rutinaria, al basale, di alcune delle sottopopolazioni linfocitarie, cioè di quegli attori dell'immunità cellulare di cui parlavamo prima, dell'immunità della risposta immunitaria. E questi attori sono stati i linfociti T, sia CD4 che CD8, i linfociti B e le cellule natural killer. E noi abbiamo visto che la diminuzione di queste cellule era legata ad una maggiore gravità di malattia in maniera predittiva, cioè fare questo esame all'ospedalizzazione, cioè al momento in cui noi vedevamo il paziente, ci permetteva poi di stabilire, di predire quale fosse l'evoluzione in termini di gravità e quindi di necessità di dare un supporto d'ossigeno importante al paziente, e anche in termini di outcome, cioè in termini di mortalità. E questa è un'informazione molto importante perché ci permette innanzitutto di individuare da subito quei pazienti che possono avere un maggior rischio di avere un'evoluzione grave della malattia e quindi per esempio di posizionarli in un ambiente subintensivo o intensivo o di monitorizzarli molto strettamente, così come ci permette di ottimizzare in generale le risorse all'interno dell'ospedale. L'altra cosa invece che vi dicevo è proprio del coinvolgimento extraepatico. Abbiamo avuto alcuni pazienti con delle colecistiti acute in corso di Covid e quindi siccome dovevano essere trattati e sono stati trattati posizionando un drenaggio nella colecisti, quindi in quest'organo che sta nel fegato e che raccoglie la bile, quindi abbiamo analizzato la bile perché avevamo la possibilità di accedere a questo liquido biologico in maniera abbastanza semplice e quindi abbiamo visto che il virus era presente nella bile e che persisteva in questo liquido biologico per molto tempo. Quindi questo ci ha spinto a pensare se il virus possa infettare le cellule o alcuni tipi cellulari che sono presenti a livello del fegato e quindi se ci può essere un danno epatico. E rianalizzando la coorte, una parte dei pazienti che noi abbiamo visto nella nostra clinica di malattie infettive, abbiamo visto in realtà che una percentuale significativa di pazienti arrivava in ospedale e già dal primo giorno aveva dei segni di danno epatico e erano circa il 32% questi pazienti, così come abbiamo visto che un altro 40% circa di pazienti sviluppava danno epatico durante l'ospedalizzazione. Quindi praticamente più della metà dei pazienti hanno presentato con infezione da SARS-CoV-2, hanno presentato un danno epatico al momento del ricovero oppure in un tempo successivo. Fortunatamente tutti i pazienti che abbiamo osservato non hanno avuto segni di insufficienza epatica, quindi questo da un certo punto di vista ci ha rassicurato perché sì, c'è un danno epatico, un danno al fegato, ma questo danno si ricompone nel tempo, non arriva all'insufficienza dell'organo e quindi diciamo che può incidere negativamente sulla gravità della malattia, ma normalmente è un qualcosa che non lascia delle alterazioni permanenti nel tempo. E quindi io vorrei semplicemente concludere dicendo che la ricerca clinica e la ricerca di base appunto permettono di approfondire e di comprendere meglio i meccanismi fisiopatogenetici delle malattie, in questo caso di una malattia infettiva, e questa comprensione ha però il risvolto importante perché ci permette di identificare delle nuove strategie di cure, ma anche delle strategie di prevenzione, quindi ci permettono
di limitare il danno che queste infezioni possono causare sia attraverso una strategia di cura, quindi dopo che l'infezione si è instaurata, dopo che la malattia si è instaurata, ma soprattutto permettono anche di prevenire la malattia. E questo ovviamente ha dei risvolti notevoli anche sugli aspetti economici e sugli aspetti, diciamo, di vita sociale di cui ci stiamo rendendo conto proprio in questo momento. E vi ringrazio. Grazie Marco, veramente chiaro, c'è ancora più chiaro quello che stiamo facendo, quasi quasi, anzi no, sicuro. Se ci sono domande Grazie. potete scriverle nella chat e poi le rivolgiamo a Marco. Io nel frattempo andrei avanti, abbiamo perso qualche minuto ad un certo punto, ma secondo me comunque è molto interessante il tutto. E adesso c'è Marta Giovanetti. Marta è laureata in biologia cellulare e molecolare, ha un dottorato di ricerca in immunologia e biotecnologie applicate che ha ottenuto a Roma Tor Vergata e al momento lavora come ricercatrice presso la Fondazione Osvaldo Cruz nel laboratorio di riferimento nazionale degli arbovirus e fa monitoraggio genomico dei vari virus emergenti, per gli emergenti, emergenti come SARS-CoV-2, ma ha lavorato su Zika virus. Ha lavorato su Ebola, abbiamo lavorato insieme su Ebola in Sierra Leone e quindi ha accumulato una lunga esperienza in fatto di virus particolari, diciamo. E, Marta, lascio a te. Grazie mille, prof. Ringrazio immensamente la professoressa Montesano, anche Marco per la bellissima presentazione e soprattutto Alessandra per la incredibile iniziativa. Ecco, io, come la prof diceva, non vivo più in Italia da circa 6 anni, però ecco, da buona castellana, ho sempre adorato, no, l'idea della frasca di scienze e quindi essere qui con tutti voi oggi è davvero, davvero, davvero importante per me. Quindi grazie ancora una volta. E come la prof diceva, allora l'obiettivo di questa presentazione è cercare di mostrarvi un pochino quali sono stati gli avanzi e quali sono stati i nostri risultati, il nostro contributo in realtà contro la lotta alla pandemia, no? E contro la lotta a questo virus che di fatto poi ha inginocchiato il pianeta in soli 11 mesi. E come la prof diceva, io da circa 6 anni mi occupo di seguire appunto le epidemie, quindi ho avuto la possibilità di iniziare tutto questo insieme alla prof Montesano in Sierra Leone e poi in Brasile ho continuato. Scusa Marta, prova a dire Carla. Carla, va bene. E poi ho continuato insomma questa fantastica avventura in Brasile dove ho avuto la possibilità di accompagnare poi l'emergenza e la riemergenza di vari virus, soprattutto arbovirus, sul territorio brasiliano, ma anche in America Latina. E sotto questo punto di vista diciamo che il 2019 per noi ricercatori è iniziato di forma assolutamente movimentata, se lo possiamo definire così, dovuto all'insorgenza di questo nuovo patogeno virale emergente chiamato successivamente SARS-CoV-2. Quindi sappiamo che, e Marco ce l'ha mostrato brillantemente, che i primi casi di questo nuovo patogeno sono cominciati ad essere stati registrati alla fine di dicembre 2019 e a Wuhan, nella provincia di Hubei, in Cina. E quello che credo che sia assolutamente importante risaltare è quello che definisco essere questa phenomenal new way to do science, che ci ha permesso innanzitutto di, credo e spero, che abbia potuto permettere di comprendere la figura importante del ricercatore a livello mondiale e ha permesso di comprendere di fatto che poi le grandi sfide sì, vengono anche vinte in laboratorio e ci ha permesso di caratterizzare come non lo abbiamo praticamente mai fatto, come non l'avevamo mai fatto anticamente, in soli 11 mesi, la storia di questo patogeno fin dai primi casi che sono stati appunto identificati in Asia. Quindi in questa slide io
racconto un po' tutto quello che di fatto siamo stati capaci di costruire in appena 11 mesi di epidemia barra pandemia, e basta pensare che tutto questo di fatto è stato reso possibile anche dall'avvento incredibile e rivoluzionario delle tecniche di genomica e di biologia molecolare, che hanno permesso di caratterizzare rapidamente il genoma di questo patogeno. Basta pensare sotto questo punto di vista che in 11 mesi di epidemia abbiamo una quantità di dati genomici disponibili davvero enorme, circa 170.000 genomi completi ottenuti da tutti i paesi e o continenti che sono stati colpiti appunto da questo patogeno, e l'analisi, la caratterizzazione molecolare di questi genomi ci ha permesso di comprendere i meccanismi di diffusione e di raccontare il propagarsi di questo patogeno lungo il tempo e nello spazio. La caratterizzazione di questi genomi non soltanto ci consente di seguire il movimento del patogeno a livello mondiale, ma ci consente anche di comprendere, per esempio, le mutazioni accumulate, no? Accumulate nel proprio genoma, che sono poi di fondamentale importanza per cercare di comprendere, per esempio, possibili associazioni per quanto riguarda, per esempio, una gravità clinica differenziata in un determinato paziente, e che poi sono ovviamente importanti anche per quello che definiamo essere diagnostiche in vaccine design, cioè per lo sviluppo di tecniche diagnostiche e anche ovviamente vaccini. Sotto questo punto di vista volevo dire una cosa che anche Carla aveva appunto detto durante la sua presentazione, che era cercare di comprendere, quando parliamo di mutazioni, perché parliamo di mutazioni? Parliamo di mutazioni perché giustamente è una delle caratteristiche principali di questi piccoli microrganismi, che sono appunto definiti essere dei parassiti intracellulari obbligati, ossia necessitano di un macchinario cellulare per potersi replicare e quindi sopravvivere, è proprio la capacità intrinseca di accumulare mutazioni lungo il tempo. Questa caratteristica gli consente proprio di realizzare quello che poi anche Carla ha definito essere l'escape dalla risposta immune dell'ospite. Perché devono cambiare? Perché se restassero sempre gli stessi, ovviamente ci adatteremo, loro si adatterebbero a noi e non sarebbero più capaci di replicarsi o sopravvivere. Sotto questo punto di vista, diciamo che oltre, credo che la pandemia abbia mostrato al mondo che per la prima volta è stato, diciamo, un grande sforzo di cooperazione internazionale, quindi lo sforzo di ricercatori worldwide ha permesso di fatto la generazione di una quantità gigantesca di dati genomici, anche epidemiologici ovviamente disponibili, che sono stati disponibilizzati in tempo reale, e tutto questo ci ha consentito di, per la prima volta in questa era comunque che abbiamo detto essere rivoluzionari, anche di open access, di fatto di lavorare insieme per cercare appunto di di trovare delle risposte. E qui appunto vi mostro, no, da un punto di vista dinamico, quale poi è stato l'andamento della epidemia barra pandemia, quindi dai primi casi identificati a Wuhan e appunto la grande dispersione poi a livello mondiale. Quindi se pensiamo di fatto che i primi casi sono stati identificati a Wuhan, credo che sia importante comprendere quanto oggi nell'era della globalizzazione di fatto che la presenza di un vettore naturale che è l'uomo, quindi con la mobilità umana, possa permettere e facilitare l'insorgenza di quei patogeni, anche l'introduzione di quei patogeni in quelle aree dove precedentemente non era presente. Quindi sotto questo punto di vista, no, la grande domanda è: ok, ma qual è stato quindi il nostro contributo alla pandemia? Devo dire, e mi sento un po' fortunata in questo, che ho avuto l'opportunità di seguire la pandemia in tre continenti: in Brasile, dove vi dicevo che vivo ormai da circa 6 anni, in Italia attualmente, e ho avuto anche la possibilità a marzo di seguire i primi mesi di epidemia in Cape Town, in Sudafrica. Vi riassumo qui quindi alcuni dei risultati che abbiamo praticamente ottenuto, e quella che poi è stata ed è la strategia che utilizziamo comunemente nei nostri progetti. Quindi tutto questo si chiama teoricamente oggi Genomic Epidemiology, che null'altro è che, come diceva anche Carla, realizzare queste attività di monitoraggio genomico in tempo reale per cercare di generare dati genomici che poi possano essere utilizzati
utilizzati ovviamente dalla comunità scientifica per cercare di rispondere a domande specifiche, quindi per esempio cercare di identificare i meccanismi di trasmissione e dispersione del virus in una determinata area geografica, piuttosto che comprendere la variabilità genomica che poi è necessaria per comprendere e anche per realizzare e o formulare ovviamente formulazioni vaccinali piuttosto che medicamenti e quant'altro. Quindi teoricamente la nostra strategia ovviamente si basa su una parte laboratoriale, che è appunto quello che definiamo essere lo screening molecolare, che ci permette di identificare gli individui sani dagli individui malati. Gli individui malati sono ovviamente oggetto di studio e quindi a partire dall'individuo malato riusciamo praticamente ad estrarre l'informazione, ossia il materiale genetico del patogeno virale, quindi la caratterizzazione molecolare utilizzando queste tecniche di sequenziamento di nuova generazione ci consente in brevi tempi, meno di 24 ore, di portare alla di generare fino a 24-48 genomi completi, e l'analisi di questi genomi ci consente di investigare le relazioni evolutive tra i vari ceppi circolanti e cocircolanti, e la combinazione di questi dati genomici insieme ai dati epidemiologici ovviamente ci consente di raccontare appunto la storia naturale di un determinato patogeno. Le nostre attività così di ricerca sono iniziate appunto oltreoceano, Italia-Brasile, quindi abbiamo seguito l'epidemia italiana e all'inizio utilizzando le prime sequenze genomiche disponibili, come anche Marco ci ha detto, uno dei grandi problemi era cercare di comprendere, no, le relazioni evolutive, cercare di comprendere il possibile host intermedio che avrebbe poi potuto anche permettere, no, di iniziare la trasmissione uomo-uomo. Utilizzando appunto queste analisi di genomica comparativa abbiamo appunto identificato questa sequenza che definiamo essere basale, che il bat SARS era in qualche modo più relazionato alle sequenze del nuovo SARS coronavirus, e l'analisi di questi genomi ci hanno permesso appunto di identificare possibili mutazioni sito specifico che avrebbero potuto favorire lungo il tempo questo così chiamato salto di specie. Sotto questo punto di vista abbiamo anche cercato di comprendere e di datare il possibile evento di introduzione di questo patogeno nel territorio ovviamente asiatico all'epoca, no? Parliamo di gennaio ancora questo lavoro, e qui abbiamo, utilizzando queste analisi di epidemiologia molecolare, datato l'introduzione di questo patogeno a novembre di 2019. Quindi tutto questo ci ha fatto pensare che di fatto il virus stava circolando già di forma criptica, per così dire, e questa non previa identificazione potrebbe essere stata dovuta alla cocircolazione, come anche Marco ci ha illustrato, di altri patogeni anche respiratori, no? Che causano poi di fatto una sintomatologia clinica molto simile. Quindi tutto questo avrebbe, la non identificazione previa, ovviamente facilitato una dispersione estremamente rapida e poi ovviamente discontrollata. E per quanto riguarda l'epidemia italiana, sappiamo che i primi due casi del coronavirus sono stati identificati assolutamente brillantemente manipolati a Roma, all'ospedale Spallanzani, e sono appunto stati due primi casi di introduzione, anzi di importazione diretta dai primi due turisti che tornavano giustamente da Wuhan. E sotto questo punto di vista quindi ci siamo iniziati a chiedere se il risultato poi della pandemia italiana fosse stato appunto il risultato di multipli eventi di introduzione, e analizzando all'epoca, parliamo del 16 marzo 2020, avevamo identificato, considerando le sequenze disponibili in banche dati, che l'epidemia italiana era stata proprio il risultato di due indipendenti eventi multipli di introduzione mediati principalmente da paesi asiatici e successivamente anche da paesi europei. Questo, come vi dicevo, era la situazione al 16 marzo 2020. Attualmente stiamo realizzando un lavoro dove abbiamo appunto mostrato la presenza di più di 80 indipendenti eventi multipli di introduzione, che hanno poi ovviamente favorito la trasmissione comunitaria e interregionale.
Oltre a questa attività in realtà di epidemiologia molecolare, no, che ci hanno permesso di cercare di ricostruire la storia anche nel nostro paese, abbiamo realizzato queste analisi per cercare di comprendere e di elucidare alcuni dei meccanismi patogenetici del coronavirus, cercando appunto di analizzare il ruolo svolto da due proteine non strutturali che sono la NSP2 e la NSP3. L'analisi molecolare di queste due e strutturale in realtà di queste proteine ci ha permesso di identificare delle mutazioni sitospecifiche che sembrano essere associate ad una maggiore virulenza di questo patogeno nell'uomo. Sotto questo punto di vista, insieme al gruppo del professor Robert Gallo, abbiamo anche cercato di identificare la presenza di mutazioni che potessero giustificare e che potessero essere identificate in aree geografiche diverse. Questo ci ha permesso di identificare mutazioni, appunto, che sono specifiche, per esempio, in paesi asiatici, che però sono assenti, per esempio, in paesi europei, che sono così assenti anche in paesi, no? Dell'America del Nord, eccetera, eccetera. Tutto questo ha permesso praticamente di arrivare a un sistema di classificazione del SARS-CoV-2 in diversi lineaggi, cioè in ceppi diversi che sembrano circolare e co-circolare simultaneamente nel mondo. Pensiamo che in Italia attualmente abbiamo la co-circolazione di circa 13 lineaggi diversi. Credo che una cosa importante che debba essere sottolineata è che quando parliamo del coronavirus 2, del SARS-CoV-2, sappiamo che tutto quello che stiamo dicendo è e deve essere letto come assolutamente dinamico. Poi alla fine parliamo praticamente di un patogeno che sta circolando da soli 11 mesi, quindi tante sono le cose alle quali abbiamo già trovato una risposta, ma molte altre sono quelle che ancora devono essere appunto scoperte e o elucidate. Quindi, come vi dicevo, oltre alle attività che abbiamo svolto in realtà in Italia, ho avuto la possibilità in campo di realizzare ovviamente queste attività anche con il mio gruppo, quindi insieme al mio gruppo utilizzando la stessa metodologia che vi dicevo. Questa è ecco, una parte in realtà del nostro gruppo. Abbiamo lavorato quasi veramente 24 ore al giorno, credo che qui fossero quasi le 23:40. Abbiamo praticamente caratterizzato i primi due genomi, i primi due casi sospetti di importazione diretta nel territorio brasiliano, che poi si sono rivelati non essere in realtà coronavirus, e quindi utilizzando questo approccio di così definito essere metagenomica, che permette praticamente anche di scoprire nuovi possibili virus emergenti, abbiamo identificato in uno dei due pazienti la presenza di un rinovirus C e nell'altro paziente la presenza di un picobirnavirus. Più tardi, dovuto, no, ai primi casi, dopo l'identificazione dei primi casi cioè importati di trasmissione del SARS-CoV-2 in Brasile, abbiamo realizzato questa epidemiologica, le Genomic Overview, raccontando i primi mesi dell'epidemia brasiliana e generando i primi 40 genomi completi ottenuti da uno stato localizzato al sud-est del Brasile. E unendo praticamente l'informazione genomica ed epidemiologica, abbiamo praticamente raccontato, come vi dicevo, i primi mesi dell'epidemia, e la caratterizzazione dei genomi ci ha permesso appunto l'identificazione di tre diversi ceppi co-circolanti: il ceppo A, il ceppo B e il sottoceppo B1, e questo ci ha permesso di comprendere che anche l'epidemia brasiliana era di fatto il risultato di indipendenti e multipli eventi di introduzione. Come vi dicevo, ho avuto a marzo la possibilità anche di accompagnare l'epidemia in Sudafrica, quindi sono stata circa un mese in Sudafrica e abbiamo appunto realizzato il setup del laboratorio per ricevere i primi campioni SARS-CoV-2 positivi, e praticamente ad oggi abbiamo, questo è il nostro, diciamo, ultimo articolo recentemente accettato, in realtà questa settimana, che è stato praticamente dove abbiamo generato 1500 genomi completi del SARS-CoV-2 isolato in Sudafrica, e l'unione e la caratterizzazione dei genomi ci ha permesso innanzitutto di identificare il primo ceppo C, che sembra essere proprio risultato dalla trasmissione autoctona. Quindi immediatamente dopo le misure del lockdown, in realtà c'è stato
stata una grande epidemia in Sudafrica e la circolazione a livello regionale avrebbe permesso l'instaurarsi di un nuovo ceppo definito appunto ceppo C, seguendo la classificazione recentemente appunto suggerita da grandi ricercatori del campo. L'analisi dei genomi ci ha inoltre permesso appunto di comprendere le modalità di dispersione nelle varie regioni e o appunto distretti dell'Africa del Sud, permettendoci appunto di comprendere quali erano stati i principali hotspot e quali erano quindi e diciamo che tutte queste attività di fatto poi hanno avuto un grande impatto in sanità pubblica proprio da un punto di vista anche di misure di contenimento dell'epidemia. Arrivando verso la fine della mia presentazione, diciamo che no, la grande domanda oggi è appunto che cos'è che sta succedendo adesso, che cos'è che stiamo vedendo in Europa. Sarà che di fatto i paesi sono stati capaci, no, di raggiungere il flattening appunto della curva epidemica oppure no? Di fatto quello che stiamo vedendo è, stiamo vivendo un secondo picco epidemico, quindi diciamo che tutto questo, questi dati sono addirittura un pochino in realtà disattualizzati, arrivati al 31 ottobre 2020, ma comunque quello che stiamo vedendo è appunto un nuovo picco epidemico come risultato anche del rilassamento di fatto delle misure restrittive, quindi possiamo dire forse che come anche risultato di fatto un po' negativo e sfortunato, no, della nostra estate europea. Quindi qui il numero di casi e anche qui il numero di morti. Sotto questo punto di vista, oggi la grande sfida è cercare di comprendere, per esempio, e giustificare, no? Oltre ovviamente alla riapertura che ha favorito ovviamente nuovamente la trasmissione, ma cercare di caratterizzare i genomi della seconda ondata epidemica per cercare, per esempio, di identificare possibili mutazioni che potrebbero aiutarci a comprendere questo secondo picco epidemico. E questo è quello che è stato fatto da Emma Edcroft, che è una incredibile ricercatrice dell'Università di Basel in Svizzera, che ha praticamente caratterizzato la presenza di una mutazione, di due mutazioni in ceppi isolati per la prima volta in Spagna, che si sarebbe poi identificata anche in altri paesi europei, tra questi la Francia, la Svizzera e tanti altri. E per quanto riguarda l'Italia, purtroppo non siamo ancora stati capaci di identificare questa mutazione. Perché? Perché di fatto non ci sono ancora genomi disponibili di questa seconda ondata epidemica. Quindi è per questo che queste attività di monitoraggio genomico attivo in tempo reale sono di fatto estremamente challenging e possono avere un impatto in sanità pubblica davvero, davvero, davvero importante. Quindi diciamo che, come vi dicevo all'inizio, no, sono tante le conquiste che abbiamo avuto a livello mondiale grazie a questo esempio eccellente di cooperazione internazionale, no? Ma tante sono ancora le domande in aperto, no? Per esempio, per quanto riguarda il nostro paese, la grande domanda è quando, dove e come si sarebbe di fatto introdotto il coronavirus 2, quali sono state le modalità di dispersione a livello di regioni e o paesi, e soprattutto cercare di comprendere un poco più in deep la diversità genetica di questo patogeno, appunto importante perché poi ha delle applicazioni per quanto riguarda vaccine diagnostic design, e soprattutto cercare di comprendere le possibili associazioni che potrebbero esserci entro la variabilità genomica e una gravità clinica differenziata a livello ovviamente dei pazienti. Oggi credo che in realtà due sono i grandi topic, e credo che in questo modo aprirò anche la strada ad Alba per entrare più in deep sotto questo punto di vista. Sono due grandi topic che ci interessano e che di fatto stiamo lavorando, e sono appunto gli asintomatici, cioè la grande domanda che ci facciamo è che cosa avranno gli asintomatici, no? A livello di caratterizzazione del genoma del patogeno, di così diverso da favorirgli una minore gravità clinica, anche se sappiamo che ovviamente una grande componente poi è svolta chiaramente dall'ospite, dall'uomo, quindi sappiamo che la presenza di comorbidità, piuttosto che ovviamente la presenza di un sistema immunitario fragile, usando una parola impropria,
ovviamente può provocare una forma più grave della patologia, però ecco, quello che ci interessa è cercare di comprendere che cosa succede dal punto di vista del patogeno. Sotto questo punto di vista, recentemente abbiamo pubblicato questo lavoro dove, analizzando circa 18.000 genomi completi, abbiamo identificato una mutazione in prossimità della proteina NSP1, e questo lavoro è stato poi, questa stessa mutazione è stata anche identificata da altri colleghi. La grande domanda oggi è cercare di, appunto, di caratterizzare, che sembrerebbe oltretutto questa delezione in realtà provocare un'instabilità del virus a livello cellulare, e quello che ci interessa oggi è cercare di caratterizzare questa possibile mutazione, ovviamente negli asintomatici, ed è quello che stiamo realizzando all'Università Campus Biomedico di Roma. Quindi le grandi domande sono, oltre ovviamente agli asintomatici, un'altra grande domanda, e credo che appunto Alba potrà spiegarci meglio sotto questo punto di vista, è: potremo avere di fatto protezione o reinfezione per quanto riguarda il Covid, no? Di fatto oggi si sa che sono tante, abbiamo visto e sono stati di fatto identificati alcuni casi di possibile reinfezione da Covid-19. E sotto questo punto di vista, diciamo che la presenza e il fatto della protezione o della reinfezione ovviamente ha un impatto di fatto gigantesco, no? in sanità pubblica. Per quanto riguarda la protezione, ci sono stati dei lavori recenti sia in Brasile sia anche in Italia, che ci hanno permesso di comprendere poi di fatto che era stata identificata quella che poi definiamo essere un'immunità acquisita, immunità di gregge, e questo quindi avrebbe permesso praticamente anche di attivare politiche pubbliche, no? Che potrebbero facilitare o esporre le persone meno sensibili per poter appunto stimolare quell'immunità, basandoci sul concetto che di fatto non abbiamo bisogno di tutta la popolazione immune, ma abbiamo bisogno di una percentuale della popolazione immune. D'altra parte c'è invece chi pensa che, dovuto anche alla possibile reinfezione, tutto questo si tradurrebbe in un sacrificio di vite umane, senza poi tornare a quello che definiamo oggi essere il nuovo normale. Con questo appunto mi fermo, quindi con delle domande in realtà alle quali ancora non abbiamo una risposta, e ci tenevo a dire che appunto credo che quello che sia importante capire è che di fatto nessuno di noi sarà salvo quando davvero tutti lo saremo. Grazie mille. Grazie Marta. Sì, beh, in effetti non sappiamo ancora tante cose, ma se io penso che il tempo che abbiamo impiegato per capire qualcosa di più su HIV è stato un tempo veramente che sembra che sia infinito. Beh, insomma, in 10-11 mesi abbiamo fatto veramente dei passi da gigante. Probabilmente anche tutte le risorse che abbiamo impiegato nella ricerca su HIV, così come su HCV, cioè epatite C e altre malattie infettive, sicuramente ci hanno indirizzato meglio, ci hanno fornito degli strumenti molto validi, e quindi diciamo in questo siamo facilitati. Però ecco, la fretta che spesso noi sentiamo da parte dell'opinione pubblica diciamo tutte le domande che ci vengono poste, ma non si sa questo, non si conosce la cura, abbiamo appena iniziato una lunga storia che dovrà essere affrontata in maniera razionale, organizzata, diciamo così, semplicemente. Appunto, abbiamo impiegato forse 20-30 anni per HIV, non ci metteremo tutto questo tempo, ma insomma, in 10 mesi tu ci hai mostrato tantissimi dati. Marco, idem, e penso che pure adesso Alba presenterà altri, quindi grazie. Poi ho visto un sacco di termini inglesi, spero che non abbiano spaventato, ma bisogna diventare anche internazionali quando si inizia a parlare di pandemia. La pandemia è un evento appunto mondiale, quindi ormai siamo internazionali anche in questo. Grazie Marta. Vi introduco Alba. Anche Alba è laureata in biologia, e anche lei ha un dottorato in immunologia e biotecnologie applicate, conseguiti anche da Alba a Tor Vergata. Ne so qualcosa perché si è laureata e dottorata con me e con Massimo Micosante, quindi ha lavorato con noi. Attualmente lavora alla Hoya Institute for Immunology
lavora con Alessandro Sette, studia i linfociti T. E una cosa che posso dire è che Fauci, quello che è andato in audizione al Senato negli Stati Uniti a presentare il problema Covid, quando Trump diceva che non era un problema, Fauci ha sventolato il lavoro di Alba, perché il problema c'è, eccolo, e Alba Grifoni l'ha presentato bene qui. Quindi, insomma, sentiamo che cos'è che ha così interessato anche Fauci. Con un'introduzione così, Carla, ho finito. No, scherzo. Vorrei ringraziare tanto la possibilità di parlare della mia scienza in italiano, perché ovviamente lavorando negli Stati Uniti, di solito la espongo in inglese e ho anche fatto uno sforzo per cercare di tradurre, tutte le mie slide in italiano, proprio perché penso che questa, iniziativa di Frascati Scienza è importante, quindi, oggi vorrei spiegarvi quello che abbiamo fatto, ma non vorrei andare troppo nel dettaglio tecnico perché quello che mi interessa è che alla fine alcuni concetti chiave rimangano. Ad ogni modo, mi focalizzerò nei primi studi che abbiamo fatto dall'inizio della pandemia, magari accennerò verbalmente e brevemente agli altri studi che abbiamo fatto negli ultimi 11 mesi. E come diceva la collega, effettivamente abbiamo lavorato 24 su 24 anche dal punto di vista immunologico e posso immaginare anche a Marco quanti pazienti abbia visto e quante poche notti di sonno lui abbia avuto negli ultimi mesi. Quindi cercando un po' di riconnetterci a quello che Marco e Marta discutevano, si parla tanto di risposta immunitaria contro il Covid, ma in realtà di che cosa stiamo parlando? Dunque, la domanda dipende effettivamente da che tipo di risposta siamo interessati a vedere. Se noi vogliamo vedere come un soggetto che ha una forma grave della malattia risponde o non risponde al virus, quello è un tipo di domanda. La domanda invece che noi avevamo più forte all'inizio dell'epidemia è come funzionasse la risposta immunitaria di un individuo che ha un'infezione asintomatica o comunque con sintomi leggeri e quindi che rappresentasse, diciamo, la risposta globale contro questo virus. Perché questo ci interessava? Perché quello è il tipo di risposta che un vaccino deve essere in grado di indurre per poter proteggere la popolazione. Quindi, come spiegava anche Carla, la risposta immunitaria può essere innata o adattativa. Nel caso della risposta adattativa, quello che uno va a studiare è come indurre una risposta di memoria. Quindi il sistema immunitario incontra il virus, se lo ricorda, la volta successiva risponde in maniera più rapida e più efficace. Quando parliamo di questa risposta immunitaria adattativa, sono tre le componenti che diciamo guidano la risposta di memoria. La prima sono la produzione di anticorpi da parte dei linfociti B, che effettivamente riconoscono solo la parte esterna del virus. Una volta che il virus infetta la cellula, gli anticorpi non lo vedono più, il che vuol dire che quando uno cerca di indurre una risposta immunitaria in un vaccino, gli anticorpi da soli possono non essere sufficienti. È qui che entrano in gioco le cellule T. Le cellule T sono in grado di riconoscere se la nostra cellula è infettata e ucciderla, nel caso delle cellule killer. Oppure sono in grado di capire che tipo di infezione sta avvenendo e possono, diciamo, dare delle linee guida nella qualità del tipo di risposta. E questo è importante perché la risposta immunitaria non si comporta nella stessa maniera se viene infettato da un virus, oppure da un batterio, oppure durante l'autoimmunità e così via. Quindi la risposta delle cellule T helper è fondamentale perché loro, diciamo, coordinano e decidono il tipo di qualità di risposta che il sistema immunitario deve avere contro un virus. Quindi andando un pochino più nel dettaglio, e avevano già spiegato, diciamo, la struttura del virus, quindi l'unica cosa che mi limiterò a spiegare è che effettivamente il virus di fatto produce proteine e se immaginiamo il virus come se fosse una casa, voi dovete immaginare le proteine come se fossero i muri di questa casa. Gli anticorpi riescono a riconoscere solo il muro esterno. Una volta però che la cellula è infettata, gli anticorpi non vedono più nulla. Quello che invece entra in gioco è la risposta delle cellule T. Allora cosa fanno? Le cellule T praticamente passano nel nostro circolo e scannerizzano ogni cellula.
non riescono a vedere tutto perché le cellule T sono di fatto educate, quindi non si introducono all'interno della cellula, restano all'esterno, ma utilizzano una molecola chiamata HLA. E la HLA è praticamente una finestra nella cellula, quindi la cellula T riesce a vedere solo pezzi del virus che vengono presentati da questa molecola chiamata HLA. Visto che il virus viene spezzettato, mentre gli anticorpi riconoscono solo quello che succede in superficie, le cellule T riconoscono qualunque proteina del virus. Quindi inizialmente a fine gennaio quello che abbiamo fatto, e cito brevemente questo lavoro perché è molto informatico, abbiamo cercato di capire tramite algoritmi di tipo informatico quali porzioni del virus sono riconosciute dagli anticorpi e dalle cellule T. Effettivamente questo è stato il nostro primo studio, è stato un po' pionieristico perché ci ha permesso anche di iniziare a disegnare dei reagenti che permettessero a laboratori in tutto il mondo di poter studiare la risposta immunitaria. Io mi focalizzerò più sulle cellule T oggi e soprattutto sul concetto dietro il disegno di questi reagenti. Quindi, come vi dicevo prima, il nostro sistema immunitario, le cellule T, riconoscono potenzialmente tutte le proteine del virus. Allora, magari la collega non ha menzionato, ma in realtà il virus SARS-CoV-2 è composto da 10.000 aminoacidi, quindi comunque è un virus abbastanza grande e contiene diverse proteine, bene o male dalle 24 alle 30, perché ci sono ancora studi in corso e la montata di proteine è recentemente aumentato. Quindi se noi consideriamo 30 proteine, tutti i possibili pezzi che compongono questa proteina, quindi se la proteina è un muro, diciamo, i pezzi saranno piccoli mattoncini. Poi dobbiamo anche considerare che questi mattoncini non vengono riconosciuti da soli, ma ci sono queste molecole HLA, le nostre finestre, e queste sono, se possibile, una delle molecole più variabili a livello genetico e a livello di popolazione. Dunque, il nostro laboratorio da questo punto di vista ha sempre cercato di studiare la risposta immunitaria guardando a livello globale, quindi nel caso della pandemia, ma non solo. Abbiamo lavorato in precedenza con gli arbovirus come la collega, abbiamo lavorato nell'epidemia di Zika in Brasile, dengue, il virus della febbre gialla, chikungunya e influenza. Insomma, nel nostro laboratorio veramente siamo interessati alla risposta immunitaria contro i virus. E quindi è importante tenere conto che a seconda del paese in cui ci troviamo, la HLA è molto differente. Ed è per questo che nei nostri algoritmi bioinformatici cerchiamo di tenere conto di questa complessità e di ridurla in maniera intelligente, senza andarsi a focalizzare solo su una proteina o solo su una molecola, cercando quindi di avere un reagente piccolo che si può studiare comunque in poche gocce di sangue, ma che possa contenere l'intera complessità del nostro virus. E effettivamente, proprio perché ci siamo posti il problema che questa era un'epidemia globale e che una cosa molto importante era la collaborazione internazionale, volevamo essere in grado di comparare i risultati che fossero analizzati negli Stati Uniti, in Italia, in Africa e così via. E effettivamente siamo riusciti a condividere questi megapool in più di 100 laboratori in tutto il mondo e adesso stiamo collezionando dati da diverse parti del mondo per capire magari se al di là delle variazioni del virus, come diceva Marta, ci sono anche delle variazioni dal punto di vista del sistema immunitario. Quindi, una volta disegnati, diciamo, i reagenti che ci permettessero di avere questa visione della risposta immunitaria più a livello globale, rimaneva la domanda: come si comporta la risposta contro il virus? E quindi, come vi dicevo precedentemente, con l'idea al disegno vaccinale, anche col discorso che comunque volevamo considerare una risposta che funzionasse, quindi non la risposta di soggetti che purtroppo finiscono in ospedale e hanno una forma grave della malattia, ma volevamo avere una risposta dei soggetti con un'infezione leggera o anche asintomatici. E quindi quello che abbiamo fatto, siamo andati a prendere campioni di sangue di soggetti in convalescenza, quindi avevano avuto un andamento della malattia molto lieve, avevano recuperato completamente gli esiti dell'infezione e l'avevano fatto in una maniera, diciamo, che non richiedesse ospitalizzazione. Per paragonarli abbiamo deciso di analizzare campioni che avevamo prelevato precedentemente, nel 2015-2018. Perché? Perché il virus non esisteva precedentemente, quindi volevamo essere sicuri
che non andassimo a analizzare erroneamente asintomatici. Volevamo effettivamente comparare la risposta tra qualcuno che non aveva mai visto il virus e qualcuno che era stato esposto. E non voglio andare a livello tecnico, ma praticamente quello che facciamo, noi diamo questi megapol al sangue e poi andiamo a analizzare tramite delle tecniche particolari specificatamente come le cellule T rispondono. Questo è importante perché molti studi vanno a guardare il sistema immunitario senza andare a vedere la loro risposta specifica per il virus. Invece noi eravamo interessati a capire come funziona la risposta specifica. E quindi, andando a guardare nuovamente le diverse branche del sistema immunitario, la prima domanda che era molto importante è capire: ci sono anticorpi? E sì, ci sono. Effettivamente, se voi vedete in grigio avete soggetti che non hanno mai visto il virus e in rosso soggetti che invece hanno avuto il Covid-19 in forma lieve, e come potete vedere la differenza è notevolmente diversa. I nostri Covid-19 rispondono molto molto più fortemente che i nostri non esposti. Cosa succede sulle cellule T? E questa è stata una rivelazione, perché molto spesso quando si studiano le infezioni virali la risposta T non viene tanto considerata, e invece con nostra sorpresa e eccitazione la risposta T risponde molto bene sia ai nostri killer che ai nostri helper. Ma c'era un altro punto da considerare. Allora, come spiegavano prima, il nostro virus SARS-CoV-2 è composto da diverse proteine, ma in realtà, dal punto di vista vaccinale, tutti i vaccini si sono focalizzati per la maggioranza su una proteina sola, la proteina Spike, che effettivamente è la proteina più riconosciuta dagli anticorpi. Quindi la nostra domanda era: ok, sì, vediamo una risposta delle cellule T, ma siamo sicuri che risponde contro la proteina Spike? E effettivamente era il caso, come vedete, sia i nostri helper, i nostri killer rispondono in maniera molto molto forte al virus. Ma è l'unica proteina a cui rispondono? No. E come potete vedere, effettivamente la risposta del sistema immunitario è molto forte per molte altre proteine del virus. E questo è importante perché se in futuro volessimo disegnare vaccini di seconda generazione, aggiungere altre proteine a questi vaccini potrebbe essere una buona strategia per potenziare la risposta immunitaria. C'era un altro aspetto che è inizialmente emerso da questo studio ed è quello che nei nostri soggetti non esposti vedevamo, nel 50% dei casi, una risposta immunitaria. Perché? Cos'è? E molti di voi forse hanno già avuto un'idea di quella che chiamano l'immunità crociata. Di fatto che cosa vuol dire? Come vi spiegavo prima, il sistema immunitario incontra il virus, sviluppa quella che chiamiamo memoria e poi riconosce un secondo incontro. Il SARS-CoV-2 è un virus che fa parte della famiglia dei coronavirus, i beta coronavirus, e non è l'unico nella famiglia che in realtà infetta l'uomo. Ci sono altri virus, quelli del comune raffreddore. I virus del comune raffreddore e quelli del SARS-CoV-2 dovete pensarli come se fossero cugini. Allora, non sono identici, però hanno delle porzioni, quindi parti di queste proteine, in comune. Il che vuol dire che il sistema immunitario, che magari aveva visto le proteine dei virus del comune raffreddore, sono in grado di riconoscere SARS-CoV-2 anche se non l'hanno mai visto. E ovviamente questa è stata la prima evidenza che inizialmente abbiamo pubblicato su Cell, ma poi siamo andati a guardare più nel dettaglio. Da bravi scienziati uno formula delle ipotesi, ma quello che poi vogliamo andare a vedere è se effettivamente questo è vero a livello sperimentale. Quindi 2 mesi dopo la pubblicazione di Cell abbiamo pubblicato questo lavoro su Science, dove effettivamente dimostriamo che questa risposta crociata per la maggioranza è dovuta ai virus della comune raffreddore. E ipotizziamo anche che ci possono essere altri virus che possono causare questa immunità crociata, ma per ora non ci sono dati che sottolineano questo punto. E in effettivamente nel nostro laboratorio non stiamo cercando anche di rispondere a questo. Quindi, un po' per sommarizzare, la nostra ricerca dal punto di vista del sistema immunitario aveva diverse domande che erano importanti per diversi punti. Per noi è sempre stato importante studiare una risposta immunitaria per un vaccino. Perché? Perché se riusciamo a vaccinare l'intera popolazione, ovviamente la risposta immunitaria limita la circolazione del virus e dovrebbe anche limitare la sintomatologia.
Quindi all'inizio dell'epidemia, quando nessuno era certo ci fosse una risposta immunitaria, noi siamo riusciti a dimostrare che c'era una buona risposta per gli anticorpi e per le cellule T. Quando abbiamo visto che la risposta delle cellule T era molto forte, la seconda domanda che ci siamo posti è: ok, sì, però quali proteine le cellule T riconoscono? E effettivamente, con grande sollievo, le cellule T rispondono anche alla proteina spike, che è la proteina principale contenuta nei vaccini. Ma altre proteine giocano un ruolo in questa risposta e quindi è importante tenere conto di questo in vaccini futuri. L'altro punto che è emerso un po' dalla nostra ricerca è quella dell'immunità crociata, quindi come gioca l'esposizione precedente a virus simili nella risposta contro SARS-CoV-2. Dunque, se questo abbia un effetto positivo o negativo, di fatto ancora non ci sono dati certi, però più e più studi che stanno uscendo dal nostro laboratorio e anche da altri gruppi scientifici suggeriscono che in realtà la predisposizione o comunque la preesposizione ai virus del comune raffreddore possono aiutare a montare una risposta più rapida contro il virus e tecnicamente a ridurre l'effetto della malattia. Ovviamente è anche importante tenere conto di questo. Se un individuo ha una risposta di base che è un pochino più alta perché ha avuto questa immunità crociata, se uno non studia la risposta prima della vaccinazione e dopo, non riesce a capire se il vaccino effettivamente ha avuto un contributo oppure se la risposta che misuriamo è sempre dovuta a questa immunità crociata di base. Ed è per quello che i nostri studi sono stati discussi in congresso e anche da diverse compagnie che producono vaccini, proprio hanno aggiunto nelle loro pipeline il fatto di misurare la risposta prima e dopo la vaccinazione. Infine, sempre perché nel nostro laboratorio noi vediamo l'infezione come un problema globale e non è solo per il Covid, qualunque infezione virale ha la potenzialità di essere trasmessa. Quindi quando facciamo una ricerca cerchiamo sempre di tenere in conto le differenze geografiche, le differenze genetiche che possono influenzare la risposta immunitaria. Quindi da questo punto di vista, nel caso del Covid, abbiamo cercato di disegnare dei reagenti con quest'ottica e li abbiamo condivisi in più di 100 laboratori in tutto il mondo. E sì, come diceva Carla, diciamo che una cosa che per noi è stata di grande emozione è il fatto che comunque la risposta T, che in precedenza non era mai stata considerata una componente importante magari in una vaccinazione, in realtà adesso lo è, e grazie al dottor Anthony Fauci, che ha portato il nostro lavoro in una riunione di congresso, adesso più e più studi, più e più compagnie vaccinali e così via, adesso tengono in conto l'importanza della risposta T. E diciamo che il dottor Fauci ha detto in congresso che eravamo solo all'inizio di capire l'importanza di questo tipo di risposta ed è la ragione per cui abbiamo continuato nella nostra ricerca, abbiamo continuato a lavorare 24 ore al giorno e abbiamo cercato di rispondere a molte altre domande, per esempio qual è la differenza tra una risposta immunitaria in fase acuta e in fase di convalescenza? Qual è la differenza nella risposta immunitaria a seconda della severità della malattia? E per esempio abbiamo mostrato che le tre componenti sono molto importanti e è importante che si coordinino l'una con l'altra. Quindi la severità della malattia è data dalla mancanza di una di queste componenti del sistema immunitario oppure alla mancata coordinazione del sistema immunitario. E con questo vorrei sottolineare che io sono qui oggi e vi presento il mio lavoro, ma di fatto in tutti i lavori è un lavoro di gruppo, è un lavoro di team ed è così che siamo riusciti noi scienziati in tutto il mondo a essere così rapidi nella ricerca, perché abbiamo deciso di riunirci tutti insieme, abbiamo deciso di condividere i nostri dati a livello globale in modo da combattere questo virus più rapidamente possibile. E con questo vorrei ringraziarvi per l'attenzione e non vedo l'ora di rispondere alle domande. Grazie Alba, trovo che è stata anche la tua una presentazione molto chiara. Allora, se ci sono domande le potete scrivere sulla chat e io le girerò a Alba, a Marco e a Marta. E, beh, dunque, abbiamo toccato poi, intanto che aspettiamo qualche domanda, abbiamo toccato alcuni punti che sono fondamentali, secondo me, anche a livello metodologico.
cioè ci avete mostrato come lavorare insieme, quindi collegando più laboratori nel mondo, è fondamentale. Quindi il concetto di che in inglese definiamo open science e anche open access è fondamentale, cioè la scienza aperta e l'accesso ai dati, l'accesso alle pubblicazioni che di solito si pagano fior fior di soldi, è fondamentale perché le informazioni possano essere divulgate. L'altra cosa che mi ha colpito, soprattutto adesso l'hai nominata poco fa tu, individuando quindi queste nuove parti del virus che potrebbero essere importanti nella risposta eventualmente protettive, che quindi potrebbero essere, dovrebbero essere inserite nei vaccini per, proprio per indurre protezione contro la, contro l'infezione. Tu hai detto che le aziende farmaceutiche che si occupano di vaccini stanno considerando questo. Questo è importante perché siamo noi che facciamo il lavoro, diciamo, sporco, dai clinici ai, poi ai laboratoristi, diciamo, no? Che mettono insieme tutte queste informazioni, siamo noi che dobbiamo suggerire le cose giuste da fare. Abbiamo, diciamo, il polso della situazione sul campo e dobbiamo discutere con i vari attori, gli stakeholder, cioè vari attori, da quindi il ricercatore discute con chi sta in ospedale, che è ricercatore a sua volta, con le aziende, con le scuole, con la popolazione, quindi bisogna mettere insieme più teste, ecco, questo è fondamentale. Trovo che abbiamo avuto oggi un, diciamo, bello spaccato di come si fa gruppo, di come si fa relazione per lavorare rapidamente. Abbiamo detto prima, in 10 mesi siamo andati avanti tantissimo, ma meno di 10 mesi, insomma, si è fatto un kit diagnostico, se pensate che pure per Ebola ci abbiamo messo molto di più, secondo me, quindi la collaborazione è l'arma vincente per andare avanti. Domande? Non vedo domande, forse sono stati chiarissimi, oppure complicatissimo e quindi no. Allora, io volevo sottolineare solo una cosa della conclusione della relazione di Alba, che secondo me è una cosa molto importante, cioè la valutazione al di là di SARS-CoV-2, perché forse un'altra cosa che spero deriverà da questa pandemia, da questa disgrazia che ci è capitata, però alcune cose forse ce le porteremo e le potremo traslare pure ad altri ambiti e ad altre patologie. Una cosa importante, secondo me, è quello che diceva Alba sulla valutazione della risposta vaccinale, che l'abbiamo fatta sempre quasi esclusivamente soltanto valutando la produzione di anticorpi, quindi soltanto un braccio della risposta immunitaria. Tutto il resto non lo facciamo, perlomeno non lo facciamo rutinariamente. Forse questa è la volta buona in cui riusciremo a portare anche in clinica la valutazione della risposta cellulomediata, della risposta T, sia T helper che T citotossica, per valutare effettivamente globalmente, quindi a 360 gradi, la risposta vaccinale. Io questo lo dico perché mi occupo nella mia attività anche della vaccinazione di soggetti con immunodepressione, che fanno dei farmaci che modificano il sistema immunitario, per esempio per la sclerosi multipla oppure per la malattie reumatologiche come l'artrite reumatoide. In questi pazienti è molto difficile valutare una risposta anticorpale perché di per sé è, diciamo, inibita la risposta alla vaccinazione, però se noi la valutiamo soltanto in termini di produzione di anticorpi, secondo me ci perdiamo una parte di questa risposta e quindi la valutiamo in maniera erronea. Quindi io spero che questa esperienza ci porti proprio a capire come anche a livello poi di diagnostica rutinaria devono probabilmente essere portate delle tecniche nuove che permettono di valutare la risposta T, non soltanto la risposta B. Quindi grazie Alba per questo contributo finale, perché devo dire che secondo me è fondamentale non soltanto per SARS-CoV, ma per molte altre patologie infettive. Sì, effettivamente devo dire che è sempre stata un'idea del nostro laboratorio, forse non ho menzionato, ma in realtà il nostro è anche un laboratorio che ha creato un database immunologico che viene utilizzato a livello internazionale, l'AIDB,
Esattamente proprio con questa ottica, non solo di tenere in conto le diversi aspetti del sistema immunitario, ma soprattutto di tenere in conto le diverse popolazioni. Un aspetto, per esempio, delle precedenti strategie vaccinali è che spesso e volentieri vengono studiate negli Stati Uniti oppure solo in Italia e non si tiene conto che magari poi la stessa vaccinazione viene effettuata in Sud America oppure in Sudafrica, in Australia o in Cina. E quindi è anche importante cercare di avere un occhio a livello globale quando uno studia le risposte immunitarie e comparare diversi dati. Giustissimo, trovo che questo sia un aspetto fondamentale su cui noi battiamo da diverso tempo, da tanti anni, e Alba ha iniziato ad approcciare questa problematica già quando era a Roma, quando poi si è spostata a Sofia, e quindi continua per questo adesso sta ad Alessandro 7, quindi correttissimo. D'altra parte sappiamo bene, per esempio, che la vaccinazione contro l'epatite B a volte, nonostante numerosi richiami, non dà luogo alla produzione di anticorpi, quindi apparentemente il soggetto vaccinato contro l'epatite B apparentemente non risponde, ma nessuno ha mai verificato la presenza di linfociti T specifici per l'antigene vaccinale dell'epatite B. E invece c'è chi ha dimostrato appunto che anche in assenza di risposta anticorpale in soggetti, appunto, come diceva prima Marco, immunodepressi, la risposta T c'è, funziona e quindi, diciamo, parte nel momento in cui c'è l'infezione ed è in grado di indurre una risposta protettiva. Quindi anche se non ci sono anticorpi, i linfociti T poi lavorano per sé, ma lavorano anche per permettere ai linfociti B di essere prodotti. E quindi questa è una grande informazione che abbiamo e che, appunto, come diceva Alba, come diceva Marco, assolutamente è una cosa da considerare ed introdurre anche nella caratterizzazione della risposta ai vaccini, quindi portare in clinica. Bene, non so se ci sono domande, forse ci avviamo verso la conclusione. Volevo concludere semplicemente con un po' di ringraziamenti rapidissimi. Ovviamente il mio computer, quando si tratta di condividere le slide, fa un po' le bizze, però. E quindi ecco i nostri ringraziamenti. E ovviamente ringrazio prima di tutti i nostri tre giovani ricercatori, Marta, Alba e Marco. Ringrazio ovviamente anche il mio dipartimento, il Dipartimento di Biologia dell'Università di Roma Tor Vergata, e ringrazio anche la cattedra interdisciplinare UNESCO in biotecnologia e bioetica della nostra università, di cui sono membro, e grazie alla cattedra UNESCO che stiamo lavorando e stiamo portando avanti anche progetti di divulgazione scientifica e di collaborazione anche con diverse, diciamo, realtà, e riusciamo quindi a lavorare così anche in collaborazione con Frascati Scienza e non solo. E poi ovviamente ringrazio Frascati Scienza, il programma EARC, che ci ha permesso stasera di condividere con voi i risultati del nostro lavoro, e ringrazio i due progetti che ci hanno spinto negli ultimi 5 anni ad andare avanti su questa strada dell'informazione, della divulgazione, della collaborazione e dell'open science, cioè della scienza aperta, e che sono i progetti StarBios e ResBios della Comunità Europea. E, beh, insomma, è stata una lunga serata, io ringrazio tutti e penso che possiamo chiudere qui se non ci sono veramente più domande. Io ringrazio non solo tutte le persone che sono state con noi, che vi hanno seguito, ma ringrazio voi sia per aver partecipato con questo webinar, sia soprattutto per tutto il lavoro che fate e state facendo per, diciamo, anche uscire e risolvere, cercare di risolvere questa situazione e questo 2020, mi verrebbe da dire. Quindi grazie mille a tutti. E Carla, se mi dai il potere, interrompiamo la live di YouTube.
Sto passando di lo scettro della diretta. Buonasera a tutti e grazie di essere stati con noi. Passo.